E torniamo a parlare di borgate dal vivo, l'Atlante dell'invisibile, il romanzo di Alessandro Barbaglia. Ciao Alessandro. Ti ringrazio molto, sono molto felice di chiacchierarne con voi. La radio mi piace moltissimo. Bene. L'Atlante dell'invisibile racconta di questo modo che abbiamo di vedere l'invisibile e ascoltare la radio, questo è. Si ascolta il massimo, insomma. Si vede l'invisibile. Eh beh, sì, l'invisibile che però riesce magari a, anzi si spera, a evocare, no? A crearci anche delle immagini o comunque per vivere delle sensazioni, un po' quello che è anche un racconto di un romanzo. Spesso e volentieri immaginiamo i personaggi, ci realizziamo noi nella nostra testa un mondo invisibile che è solo nostro. Sì, è proprio così. La scrittura, la lettura, le storie, le parole, la narrazione, ma anche le canzoni, certo, sono tutte storie invisibili, hanno tutte a che fare con l'invisibile e con l'evocazione che le parole e le storie generano e ci permettono così di entrare in un mondo invisibile, però tattile, fatto di immagini, di storie, certo, di meraviglia. Ismaele, Dino e Sofia hanno 42 anni in tre quando nel 1989, in una sera di fine estate, rapiscono la luna in segno di protesta. La che conosco questa trama. Questo è uno dei tanti fili, ecco, che segue l'Atlante dell'invisibile, il tuo romanzo uscito per Mondadori. Ne parlerai domani con il direttore artistico di Borgate dal vivo, con l'amico Alberto Milesi. E il tutto questo sarà anche accompagnato, avrai un complice in musica con te, vero? Sì, il bravissimo, nonché mio caro amico Marco Manzella, che è cantante e chitarrista del Disordine delle Cose, e mi accompagnerà perché noi faremo un po' di letture tratte dall'Atlante dell'Invisibile. Una di queste, delle letture che eseguiremo, sarà proprio la notte in cui Dino, Sofia e Ismaele rapiscono la luna nel 1989. E Marco Manzella mi accompagnerà alla chitarra per creare con la musica quel tappeto di note invisibili sul bello. Quale è bello perdersi. Beh, sicuramente la suggestione è uno dei primo riferimento che mi viene, ecco, che trovo per raccontare questo libro. La suggestione, l'immaginazione, l'idea di andare oltre, ecco, quello che è razionale per poter rappresentare un mondo nuovo. Sì, guarda, è un modo talmente nuovo che da bambini lo facevamo tutti. Ah, è vero, certo. Vedere l'invisibile, giocare con l'Atlante dell'invisibile, è quel gioco che facevamo da bambini quando ci sedevamo insieme agli altri bimbi e si diceva: facciamo che tu eri, che ne so, un drago, facciamo che io ero un pirata. Ecco, quel facciamo che io ero, facciamo che tu eri, erano tutte porte che ci permettevano di andare dentro nell'invisibile e di giocare con le regole invisibili del gioco che stavamo creando. Certo. E infatti Dino, Sofia e Ismaele sono bimbi quando giocano all'Atlante dell'invisibile. E poi crescono e le cose cambieranno, perché quando cresci, che te ne fai dell'invisibile che vedevi quando eri bambino? Sei ancora capace di vederlo? L'hai perso? Certo. L'invisibile è diventato un grande fantasma di qualcosa che ti rimorde l'anima. Altri spunti che mi hanno dato la lettura del tuo libro sono le domande. Ecco, le domande che sono fondamentali in un racconto, in un articolo di una rivista, di un quotidiano e anche, perché no, in un libro. Quindi in una storia raccontata, in un romanzo come la storia che presenterai domani ad Avigliana. Dove vanno a finire le cose infinite? Dove si nascondono poi l'infanzia, l'amore, il dolore quando svaniscono? Ma quante domande alle quali non riusciamo a trovare una risposta, Alessandro? Sì, guarda, è proprio così. Io sono innamorato delle domande. Ho come l'impressione che le domande siano molto più importanti delle risposte, perché le risposte va sempre a finire che sono le nostre e sono le mie risposte, le tue risposte, le risposte di chi ci sta ascoltando. Però le domande, invece, le domande sono quelle di tutti, più o meno sono le domande che ci rendono simili nell'intenzione che abbiamo di interrogarci su quell'aspetto enorme, bello, immenso, certo. E i nostri protagonisti, Dino, Sofia e Ismaele, che sono bimbi che poi cresceranno, invece Teresa ed Elio, che sono adulti, sono altri protagonisti del libro, clamorosamente, nonostante abitino molto distanti e abbiano età molto differenti, si fanno le stesse domande, cioè dove vanno a finire le cose infinite. E cosa sono le cose infinite? Le cose infinite sono l'amore, certo, che però a volte finisce, eppure se non è infinito necessariamente non è amore. Ma anche il dolore è così, certo. Non sempre siamo addolorati di quel dolore che abbiamo provato fortissimo in un momento, eppure il dolore è infinito, perché basta ricordarlo anche col fondo della memoria che quel dolore è ancora lì pronto a pungerci e a morderci. Quindi le cose infinite non finiscono, terminano, quello sì, ma non finiscono. E quindi dove vanno a finire? Ecco.
Appuntamento a, certo, appuntamento domani alle 17 al Giardino delle Donne, anche questo insomma è una location molto molto interessante ed è, sarà un piacere poterti accogliere, poter seguire questo incontro con te, con il pubblico, con Marco Manzella e soprattutto in questo piccolo angolo di Avigliana che si trova a due passi da quello che è anche un piccolo gioiello, la Piazza del Conte Rosso. Quindi una delle caratteristiche di Borgate dal Vivo è anche questa, quello di poterci accompagnare in luoghi che in qualche modo hanno un qualcosa di magico, è vero? Sei d'accordo? Guarda, sono molto entusiasta. Borgate dal Vivo è quello che racconti tu, è un festival che porta nei borghi i borghi che sono le storie, perché le storie, le parole, le canzoni, le narrazioni, le fiabe sono tutti borghi e noi quando le ascoltiamo e anche quando le raccontiamo andiamo ad abitare dentro quella storia, dentro quel borgo. Quando ci raccontiamo di Pollicino siamo lì a fianco lui, abitiamo quel paese fatto della vicenda di Pollicino. Mm-hmm. E quindi portare nei borghi fisici i borghi che sono le storie è davvero un modo per esaltare la meraviglia del borgo fisico e la meraviglia del borgo storia, davvero mettendoli in comunione, in certo, relazione, esaltandoli l'un l'altro. Alessandro, un'ultima domanda prima di salutarti. Poco fa con Colapesce ho avuto modo di chiacchierare su un particolare, di quanto siano importanti le parole, specialmente in questo periodo, secondo me, specialmente nel 2018. Guarda, le parole sono fondamentali, perché le parole non sono né buone, né cattive, né brutte, né belle. Le parole sono delle grandi storie d'amore, tutte, però l'amore non è detto che sia sempre ben riposto. Forse dobbiamo domandarci che tipo di amore stiamo evocando nel momento in cui diciamo una parola. Le parole sono tanto belle quanto cattive, quanto capaci di insultare, così come sono capaci di raccontarci l'amore più profondo. Forse la prima cosa da fare con le parole, prima di usarle, è capirle. Ecco, certo. E forse il nostro ruolo davvero è prima capire le parole e poi usarle, raccontarle. E allora forse comunicheremmo meglio, diremmo cose più intelligenti, più interessanti, meno sciocche. Bisogna trovare le parole giuste, perché le parole sono importanti, diceva Michele in Palombella Rossa di Nanni Moretti. Va bene, abbiamo parlato con Alessandro Barbaglia, io ti ringrazio per essere stato con noi. Alessandro, io auguro veramente in bocca al lupo, viva il lupo per certo, tuo viva il lupo. Atlante dell'Invisibile, domani ad Avigliana al Giardino delle Donne alle 17. Sarà un po' presto per vedere la luna, però chissà, magari al termine dell'incontro e in una bella serata d'estate potrà comparire, chi lo sa. Io la porto la luna, quindi in qualche modo la vedremo. Borgate dal Vivo, grazie Alessandro, buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi, un abbraccio grande, a presto, ciao.